E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Siamo di nuovo qua per il nostro appuntamento live del venerdì sera, ormai mi confondo, visto che abbiamo raddoppiato il numero di appuntamenti sia il martedì che il venerdì. Faccio un casino incredibile, poi ultimamente sto perdendo veramente la cognizione del tempo. In ogni caso siamo qua appunto per il nostro appuntamento live dove rispondo alle vostre domande, osserviamo insieme un po' di grafici, condividiamo un paio di notizie sulle novità, per l'appunto ciò che accade nel mondo delle cripto che ci può interessare dal punto di vista ovviamente di investimento, di speculazione, anche di semplice conoscenza, e soprattutto ci incontriamo virtualmente chiaramente per scambiarci qualche opinione e qualche dubbio nonché domanda, per l'appunto. Allora, come al solito vi ricordo che siamo anche qua per guadagnare shitcoin, la nostra valuta preferita, e soprattutto finalmente ho definito il primo premio di test, diciamo così. Buon Pizza Day, tra l'altro, è vero, oggi è un anniversario importante, il giorno in cui è stata acquistata per 10.000 bitcoin o 1.000 bitcoin, non ricordo, mi pare 10.000, una pizza, perché al tempo ovviamente il prezzo di bitcoin era pressoché irrisorio ed è stata una delle prime transazioni fisiche, tra l'altro, tramite le quali è stato utilizzato bitcoin appunto per acquistare un bene a tutti gli effetti. 10.000, esatto, mi confermano. E niente, questo è un simpatico, come dire, una ricorrenza simpatica che si festeggia sempre nella community delle cripto, sperando che non capiti mai a nessuno di noi di dover fare la parte di colui che ha acquistato la pizza. È un po' il timore di tutti, no? Si parla molto di spendere bitcoin, di utilizzare bitcoin nella vita reale, però poi quando si tratta di farlo per davvero sono tutti un po' intimoriti, come per dire: sì, bello spendere bitcoin, bellissimo, andiamo in negozio con la nostra Wirex, la nostra carta, non vedo l'ora di poter pagare in bitcoin, però poi vorremmo rischiare di essere il nuovo pizza man di bitcoin, non lo so, ecco, c'è sempre un po' questo piccolo paradosso. Bitcoin al momento, infatti, per quanto mi riguarda, per quello che è il mio punto di vista, non è ancora, insomma, una currency, ed è un argomento spesso trattato da noi questo qui, ovvero la non spendibilità di bitcoin ora come ora, il non essere designato appunto per essere speso, ma più come una sorta di forma di investimento nonché sottostante per qualcosa che si potrebbe essere speso. Io mi immagino, proiettandomi un po' in avanti, il fatto che si costruiranno dei sovrastrati, delle sovrastrutture sopra a Bitcoin stesso, che gireranno con Bitcoin come sottostante, sia dal punto di vista del valore, quindi economico, sia dal punto di vista dell'infrastruttura, quindi come protocollo, come software, chiamiamolo così, anche se è un termine assolutamente improprio, sono certo che mi capite, e lì sopra sì che tra le varie applicazioni si potrà appunto costruire una currency. Mi aspetto un qualcosa di simile, ma non analogo, per capirci, a DAI con Ethereum, nonché il pool di collaterale che c'è sotto, con un'applicazione di quel tipo lì. E allora lì sì che si potrà andare a creare per davvero una currency spendibile, dotata delle caratteristiche necessarie all'appetibilità alla spesa, tra cui l'inflazione, che è fondamentale, tra cui la stabilità, la non volatilità e soprattutto il non essere visto come una forma di investimento. Insomma, ci vuole l'incentivo alla spesa. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Qua vedo che intanto state arrivando, siete già una cinquantina. Io me la prendo sempre con comodo nell'intro, a scapito di chi poi ci seguirà in differita sul tubo, perché così vi do tempo un po' a tutti quanti di arrivare, perché le notifiche di inizio del live arrivano un po' scaglionate, ho visto, l'ho oscillato alla grande anche su Telegram, in modo da essere tutti quanti sul pezzo e che nessuno se lo perda. La diretta è bella per questo, insomma, si può interagire. Poi chiaramente c'è anche la differita su YouTube, a portata di tutti, a disposizione di tutti, però non è la stessa cosa, secondo me, e soprattutto non si guadagnano shitcoin guardando la differita. Vi dicevo, il premio per le shitcoin: ogni 5 minuti si guadagna una shitcoin, ogni 5 minuti di visualizzazione del live. Ogni tanto dovreste vedere qualche scrigno che salta fuori qua sotto, qua dentro, da qualche parte. Cliccatelo, mi raccomando, se lo vedete, perché potete guadagnare un'altra shitcoin. E inoltre potete fare qualche giochino. Se voi cliccate sul simbolino
del mio canale, cioè proprio il mio logo piccolino sullo schermo, potete vedere che ci sono alcuni giochi, Pick a Card e Scratchers in particolare, che è una sorta di giochino per scommettere, ecco, le shitcoin e avere la possibilità di vincerne di più oppure di perderle. Quindi per come dire, ingolosire, per soddisfare anzi la propria voglia di gambling e di gioco d'azzardo, senza perdere soldi, ma guadagnando shitcoin o perdendo shitcoin. E se voi cliccate Redeem Shitcoin, come vedete c'è il primo premio, ovvero 0,005 Bitcoin, che costa 1000 Shitcoin per adesso. Poi ne implementerò magari altri. Ecco, attenzione, non è esattamente preciso il conteggio se fate punto esclamativo points, ma è più preciso se voi cliccate sul piccolo logo che salta fuori sullo schermo e vedete quante ne avete, cioè il numerino in verde vicino al simbolino impilato delle varie appunto shitcoin. Le potete vedere da lì. È molto molto più comodo e non c'è neanche da spammare la chat. Bene, detto questo, direi che possiamo iniziare a fare la nostra chiacchierata. Quindi se avete domande, mi raccomando, fatele, perché gli utenti attivi guadagnano il doppio delle shitcoin. Quindi mi raccomando, utilizzate la chat per fare domande, intervenite nella nostra diretta che è fatta proprio per questo, anche al di là delle shitcoin stesse. Allora, partiamo con le domande che avete. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Eccolo il nostro Marty Bird. Spero di non fare proprio la stessa fine, che diciamo che non è che se la vivesse alla grande. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Buonasera, buonasera. Non è ancora partito nulla, ma secondo me adesso sì, perché tra l'altro adesso potete anche cambiare la risoluzione, non ci dovrebbero più essere problemi particolari. Mi sono mangiato le mani, ho venduto 50% di band a 1,14. Dannata avarizia. E lì alla fine cosa ci vuoi fare? È una questione di strategia e di speculazione. Un altcoin, soprattutto uno si aspetta volatilità, quindi magari tu hai detto ma ne vendo un po' per incassare un po' di profitto e poi il resto me lo tengo. Comunque tu hai ancora il tuo 50%, immagino che hai incassato un po' di profitto, quindi vivitela bene e guarda il lato positivo, che un profitto è sempre un profitto e nessuno va in rovina a causa di un profitto. Shitcoin to the moon, grande, assolutamente sì. Ma sto Bitcoin è bello, sto Bitcoin è lì che ci sta facendo un po' sudare, perché sta rischiando di fare delle formazioni non bellissime. Come vedete, qua sotto mi sono mangiato le mani, ho seguito te giocando con le carte, ho perso la metà dei miei shitcoins. Male, malissimo, perché sono uno store of value le mie shitcoins. No, scherzi a parte, guardando Bitcoin, come vedete da questo grafico, e come ovviamente tra poco andremo ad analizzare più in profondità e più nel dettaglio, la situazione è che c'è stato un doppio rifiuto, anzi un multiplo rifiuto, da parte del prezzo di una resistenza abbastanza importante, e si è palesato dell'offerta che, ahimè, ultimamente, questo poco fa, ieri per la precisione, ci ha fatto perdere anche un pool di liquidità in domanda, che qua lo vedete ancora in verde, ma tra poco lo aggiorniamo, perché al momento, fino a prova contraria, ovvero recupero dello stesso, è diventato un pool di offerta e quindi rischia, insomma, di arginare il possibile recupero di quel livello lì. E se esso si conferma un pool di offerta, ovvero scatena un'altra leg down, non benissimo, perché abbiamo il range low lì sotto a 8.500 che è a rischio di sfondamento, e in quel caso lì, insomma, avremmo a tutti gli effetti un rischio quantomeno locale di inizio di inversione, che sarebbe tra l'altro un po' più forte del semplice storno che ipotizzavamo fino a un po' di settimane fa, perché nel frattempo abbiamo avuto tempo di lateralizzare parecchio. Quindi più si lateralizza e più un movimento diventa, come dire, cioè il movimento che seguirà alla lateralizzazione diventa importante. Quindi non è più un banale storno, per l'appunto cioè uno storno inteso come una correzione dopo un impulso rialzista molto forte, ma è uno storno che ha alle spalle appunto un tot di giorni, che non sono pochi, di ranging, e quindi ottiene una maggior forza ribassista, per l'appunto. Comunque ne parleremo tra poco quando analizziamo il nostro grafico. E il CEO di Cardano che dice che spazzerà via Ethereum 2.0, che ne pensate? Ma che dire, guarda, Cardano
Non è una coin che mi ha mai appassionato, se non per mere speculazioni, e oserei dire che non ha neanche una briciola dei risultati che ha Ethereum, quindi direi che il CEO di Cardano può tenersi la sua shitcoin reale e lasciare stare di, cioè, piantare lì, insomma, di andare a rompere le scatole a Ethereum. Secondo te, Sandbox è competitivo a livello videoludico? A me sembra la brutta copia di Minecraft, pura speculazione. Ma guarda, in verità, è simile, nel senso il concept è molto simile, però c'è sotto un'economia interessante, cioè è quello secondo me che è la sua forza. Poi ovviamente sta tutto alla creazione della community, al coinvolgere i gamer, i creatori, perché è un gioco che da solo non ha nulla, ok? È fatto di community, è fatto di creatori di giochi, creatori di asset, giocatori e investitori, ok? Sono loro che danno la forza al gioco stesso. Io credo che al momento i numeri personalmente vedo che ce li ha, perché comunque ha coinvolto molto anche all'estero, se ne parla moltissimo, ci sono più di 10.000 membri, anzi 11.000 e passa nella community Discord internazionale, c'è molto movimento e pensate che il gioco appunto non è ancora uscito, quindi io vedo davvero del potenziale assolutamente alto, poi si vedrà ovviamente, dipende tutto da come cresce, è un progetto molto aperto e molto, come dire, difficile da prevedere, perché come qualsiasi sistema aperto, a seconda di come la community si muove e lo porta avanti, può prendere diverse direzioni. Ok? Questo anche è il bello di tutto ciò che viene creato in questa maniera, appunto, in maniera aperta. Dunque, poi qua tutti che cercano. Quando metto lo stop loss per operazioni speculative o per ripararmi, me lo beccano chirurgicamente, lo odio. Benvenuto nel club, che dire, guarda, io adesso ho aperto, ci scherzo su sempre perché adesso non si può fare altrimenti. Ho aperto lo short di copertura recentemente, come saprete, un po' di tempo fa, proprio per proteggere il mio spot long da un'eventuale adesso inversione di tendenza locale, e ho messo lo stop loss intorno ai 10.500. Infatti su Discord chiacchieravamo e io dicevo sempre: vedere, no, non preoccupatevi, tanto se dumpiamo, prima di dumpare andiamo a toccare i 10.500 e poi dumpiamo, giusto per mangiarmi il mio stop loss. E però per fortuna per ora non è successo, poi c'è ancora tempo, quindi ripeto, non preoccupatevi che non dumpiamo fino a che non tocchiamo i 10.500. In ogni caso, il discorso dello stop loss è un discorso molto interessante perché si potrebbe parlare per ore dello stop placement, cioè come posizionare lo stop loss per evitare che ci venga mangiato. Fondamentalmente i precetti di base sono ovviamente di non metterlo esattamente appiccicato ai supporti o alle resistenze, quindi se vediamo un massimo, un minimo che sono chirurgicamente fatti, lo stop loss chiaramente non è che deve coincidere con lo stesso, perché altrimenti è veramente regalato. Però ovviamente quello che si dice è metterlo con un po' di respiro, un po' di distanza, quindi magari lasci, che ne so, una piccola parte di aria, tra virgolette, e lo metti appena sotto. Però c'è anche da pensare una cosa, che sotto ai minimi e sopra ai massimi si creano i cosiddetti pool di liquidità. E questi pool di liquidità generano turbolenza e quindi non è che il movimento nel caso in cui venga triggerata, scusate, la liquidità che si trova su questo minimo si ferma qui e poi rimbalza. Assolutamente no, se viene triggerata la liquidità fa un movimento così e poi rimbalza subito e ciò si trasforma in un andamento tipo questo con la shadow molto lunga. Vedete che qua c'è stata ad esempio una penetrazione di questo minimo, ok? Quando c'è un minimo fatto così in maniera, come dire, uno spike che definisce un minimo o un massimo, ci si annida dietro della liquidità, perché chi apre posizioni poi in seguito a quella candela lì, solitamente lo stop loss lo mette abbastanza strettamente vicino, ecco, al minimo o al massimo della candela stessa a seconda della posizione. Quindi la prima cosa da tenere in considerazione è di lasciare sufficiente spazio tra il livello chiave su cui basiamo lo stop loss e lo stop loss. Idealmente di lasciare uno step, quindi se abbiamo, che ne so, uno stop loss che vorremmo mettere sotto a questo minimo, allora andiamo a utilizzare il supporto che è sottostante ancora a quel minimo lì, che in
questo caso sarebbe questo qua, quindi andare a mettere lo stop loss qua sotto. Chiaramente in questo modo si va a sacrificare del risk to reward ratio, quindi del rischio rendimento, a sfavore ovviamente del rendimento, perché abbassando lo stop loss a parità di capitale a rischio andiamo a rovinare appunto l'RR, e ahimè è una penalità. Non esiste purtroppo la condizione ideale, cioè se vogliamo un minor rischio di stop hunting dobbiamo penalizzare il rischio rendimento. Un altro metodo potenzialmente interessante per lo stop placement, per evitare l'essere stoppati involontariamente, per l'appunto l'essere vittima di stop hunt da parte delle balene, è quello di attendere la chiusura della candela. Quindi semplicemente, se io dicevo, non lo so, sempre utilizzando questo minimo come punto di riferimento, ho aperto una posizione long, supponiamo, lo stop loss lo metto se invalidiamo il minimo stesso, però se lo invalidiamo chiudendo la candela sotto, ok? Candela di che time frame? Anche lì c'è tutto uno spettro di ipotesi in base all'operatività. Si può dire candela dello stesso time frame sul quale vado ad aprire il trade, che è la scelta di solito più popolare. Altrimenti, se voglio, cioè lo spettro su cosa si basa? Sul fatto che comunque io, attendendo la chiusura della candela, vado incontro a una perdita che potenzialmente è più alta di quella prevista dal mio rischio rendimento, perché se io calcolo l'RR, che ne so, supponiamo che sono entrato qua, ho lo stop loss qua sotto e il take profit, che ne so io, qua sto ipotizzando, io avrei un rischio rendimento che è pari a, andiamolo a vedere immediatamente, 2,19. Tuttavia, se io aspetto la chiusura, non sarà mai esattamente qui lo stop. Quindi nel calcolo del rischio rendimento solitamente si introduce una componente di tolleranza. Io di solito quello che faccio è andare ad aumentare magari la distanza prevista dello stop di un 10-15%, e magari, che ne so, si può fare un'ipotesi di questo tipo andandolo ad abbassare, vedete, in maniera abbastanza notevole. Adesso l'ho abbassato forse un po' troppo, però il rischio rendimento cambia, cioè fa cambiare veramente i connotati del trade, e questa è una previsione, diciamo così, statistica. Si può poi fare delle analisi a posteriori dopo aver fatto sufficienti trade con lo stop chiuso manualmente a chiusura della candela, e vedere in media, con fare una media deviazione standard di quanto effettivamente lo stop loss peggiora, per avere una miglior stima poi nei trade futuri. E cosa succede? Perché vi ho detto questo? Perché se io aspetto la chiusura magari delle 4 ore anziché del daily, sicuramente avrò una probabilità minore di incorrere in una perdita più alta, perché aspetto una chiusura di una candela comunque su un time frame più ridotto. Però di contro, ovviamente, ho un maggior rischio di falso positivo, ovvero che mi chiude la candela delle 4 ore e poi ritorna sulla candela dopo, cosa che sul daily magari sarebbe risultato con una shadow. Quindi il trade-off nel caso di attesa per fare uno stop manuale a chiusura della candela è proprio questo: il fatto che io da un lato abbasso ma tanto il rischio di stop up, perché in questa maniera lo sto abbassando, lo sto limitando al solo falso break, cioè i failure swing io li escludo praticamente. In questo modo non cado vittima di failure swing, cado vittima soltanto di falso break, che significa chiusura qua e poi subito riassorbimento alla candela dopo. Di contro mi espongo a potenziali perdite più alte dello stop loss previsto. E ovviamente si può giocare un po' appunto tra il rischio di stop mangiato e il rischio di perdite maggiori, cambiando il time frame di riferimento della chiusura della candela, che però sostanzialmente io tendo a mantenere uguale al time frame di riferimento del trade stesso. Insomma, questo per parlare un po' di stop loss. Vedo che qualcuno nel frattempo si iscrive, Grandi, che vi ricordo che è a disposizione l'abbonamento per chi ha Twitch Prime, quindi Amazon Prime, c'è la possibilità di iscriversi al canale, per voi gratuita, per chi ha Amazon Prime e Twitch Prime, per chi non ce l'ha invece è a pagamento, ed è una forma di contribuzione, diciamo così, al canale, un contributo per l'appunto al mio lavoro, del quale ovviamente vi ringrazio tantissimo chi decide di farlo. E come bonus per chi lo farà, diciamo così, metterò delle emoji personalizzate che devo ancora fare, cioè sto facendo
facendo, devo ancora fare, cioè su Illustrator ho salvato il progetto, faranno molto molto ridere, e un badge fedeltà che in base alla durata della subscription potrete, come dire, andare a scalare di livello, una cosa di quel tipo lì. Ne parleremo però più avanti. Adesso volevo leggere ancora un po' delle vostre domande e poi andiamo a vedere i mitici grafici, ci tuffiamo nel cuore del video, dell'analisi stessa. Prima di questa discesa avevo aperto uno short anticipatore arrogantissimo, senza dignità, e per fortuna mi è andata bene, mi sento The Wolf of Wall Street. Come mai arrogantissimo e senza dignità? Perché in realtà, cioè, non era una cattiva idea aprire uno short, cioè c'erano dei setup short volendo, li avevamo anche individuati recentemente, poi con uno stop loss comunque sopra il massimo locale, anche se dici che, se, cioè, visto che dici che lo stop loss è abbastanza arrogante, cioè il trade è abbastanza arrogante, secondo me era strettino lo stop. Comunque occhio a non essere overconfident, a non gasarti troppo per un trade andato bene, perché altrimenti poi ti prende la mano e va a finire che alla lunga ci perdi. Grande, seguo con interesse comunque, mi fa moltissimo piacere. Prossima live sul tuo quartiere su Sandbox. E io una land me la sono presa. Adesso il quartiere non lo so, devo ancora pensarci. Però sarebbe un'idea carina, tra l'altro, tutti lì con i nostri avatar e facciamo le analisi di grafici a cubetti. Facciamo i grafici con i cubetti. Mi sono mangiato le mani, ho seguito e giocato. Questo l'avevo già letto, ho perso la metà dei miei shitcoin. Mai, mai perdere gli shitcoin. Bella la balenata dell'altro giorno. C'è stata una bella svendita, in effetti. Ha bucato, tra l'altro, un muro, un pool di liquidità, quello in domanda, e per ora ci stiamo permanendo sotto. Cioè questa, il rischio è un po' che il pool di liquidità in domanda adesso diventi una sorta di retest, e vedremo, insomma, c'è da vedere come chiuderemo il settimanale, tra poco analizziamo anche quello, insomma c'è da vedere un po' di cose interessanti. BTC ha dumpato a distanza di 23 ore dal dump post news del wallet ipotetico di Satoshi. Ecco, lasciatemi dire una cosa su questa sorta di notizia, non notizia, fake news, quello che è. Allora, diamogli il valore che ha, nel senso, anche lì non fiondiamoci subito a conclusioni catastrofiche, tragiche, del tipo che è saltato fuori Satoshi Nakamoto e vuole vendere tutto, 1 milione di bitcoin verranno dumpati sul mercato, perché non sarà così, cioè tranquillizzatevi che non venderà 1 milione di bitcoin e che quello lì 99,9 su 100 non è nemmeno Satoshi. Perché, tra l'altro, su Twitter, aspettate che se riesco, tra l'altro, vi vado anche a beccare la fonte, mi ricordo che avevo visto un grafico di dove erano andate a finire, era Teta Sick, l'aveva condiviso su Twitter, c'era un grafichino che aveva creato utilizzando un tool di Chainalysis che mostrava il percorso che hanno fatto quei 50 BTC e dove erano finiti. Adesso vediamo se ve lo riesco a recuperare, probabilmente no. Adesso nel frattempo, per non perdere tempo, vi racconto in breve quello che è successo. Fondamentalmente, di quei 50 BTC, eccoli qua, no, vediamo se erano qui, no, non erano qui, vediamo se, dunque, che giorno era, il 20 di maggio mi pare. Beh, in ogni caso, di quei 50 BTC lì presunti di Satoshi, perché non erano mossi dal 2009, che era il momento in cui sono stati minati, quello che è successo, vediamo se era qui, no, mi sa di no. Beh, quello che è successo è che di quei 50, 40 sono andati ad un altro address, me lo ricordo abbastanza bene, e altri sono andati a un paio di exchange, una piccolissima parte però, perché gli altri sono rimasti poi sul medesimo address di provenienza, e fondamentalmente quelli che sono andati sugli exchange, uno dei due exchange era Coinbase, e quindi io non ce lo vedo molto Satoshi che fa il KYC su Coinbase, non lo so, poi ditemi voi. Quindi non, cioè, mi sembra molto molto difficile che sia stato lui o che c'entri lui. L'ipotesi che mi sembra più probabile è che qualcuno che deteneva magari
vari bitcoin, tra cui quelli, ha mosso quelli lì per la prima volta. Magari nel suo portafoglio complessivo ne aveva, supponiamo, 100, di cui 50 più nuovi e 50 vintage, chiamiamoli, di annata, e ha sempre mosso quelli nuovi, ha sempre operato, magari ha fatto i cavoli suoi, li ha spostati, utilizzati, ha speculato, eccetera, e poi ha mosso quegli altri lì, ma senza magari nemmeno saperlo, ok? Quindi c'è stato un po' questa cosa qua. Non diamoci troppo peso, ecco, a questo, perché probabilmente non avrà nessun tipo di conseguenza sul mercato. È un caso, ok? Quindi poi sì, c'è stato il dump subito dopo, sappiamo bene che c'è chi specula su queste cose, chi ci gioca molto, però io mi fermerei a guardare i grafici e non impazzirei troppo dietro la speculazione sulle news, che è un qualcosa che lascia veramente il tempo che trova. Oh, ma è cominciato prima, non era alle 6:30, maledetti, sono ancora a lavoro. No, non è alle 6:30, è alle 6 circa, quindi 6:05, 6:10, quello che è. Sono in tempo per entrare. Entrare dove? Prego, 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 tutti dentro. Anzi, però a distanza di un metro l'uno dall'altro. Ti giro la risposta alla tua domanda di ieri sul movimento di 50 BTC. Grande, bravo, parliamone. Varie ipotesi. Chiavi private ritrovate, possibilissimo. Qualcuno che ha fatto fortuna, magari aveva minato al tempo e aveva perso, che ne so, l'hard disk contenente le chiavi private piuttosto che qualsiasi cosa, e se le trovate lì dice: oh, che fortuna, 50 Bitcoin. Ne vai. Necessità di liquidità, possibile anche quello, magari un miner che opera da tanto tempo e ha deciso appunto di fare questo parziale sell off. Vedere la reazione del mercato, anche assolutamente possibile, proprio perché uno magari se lo aspetta che questa cosa fa notizia, e la notizia genera un po' di panico, ok? Ci si può speculare tranquillamente. Ti apri il tuo short, tu che detieni Bitcoin di annata 2009, apri il tuo short, li sposti, tutti che ne parlano, aiuto, Satoshi è risorto, che sposti Bitcoin, dumpa tutto, chiudi lo short in profitto e bella per te. Perdita di fiducia per il progetto, cioè tutto possibile, insomma, dai. Potrei andare avanti per ore, però non lo sapremo mai davvero, hai centrato precisamente il punto. Però vorrei risponderti anche con un'altra domanda che ti riproporrò alla live di domani, eccoci qua. Cosa comporterebbe lo scarico di 1 milione di BTC detenuti dall'onorabile ed onorevole ma alquanto temuto Nakamoto? Gran domanda, eh? Caspita, dampare 1 milione di Bitcoin sul mercato devasterebbe il mercato, cioè vabbè, a parte che sicuramente se io avessi 1 milione di Bitcoin e volessi fare fare profitto, venderli, non farei ovviamente una svendita che palesa il fatto che io ce li ho, perché altrimenti il mercato reagisce negativamente, il prezzo scende e soprattutto cosa succede? Vado a perderci io, perché se adesso vale 10.000, 9.200, quello che è, e metto panico nel mercato, va a finire che mi dampa, va a 8.000, 7.000, 1 milione di Bitcoin, io ci perdo il 20%, cioè stiamo parlando veramente di cifre catastrofiche. E soprattutto se tu hai una ricchezza così elevata, cioè caspita, 1 milione di Bitcoin è una ricchezza incredibile, cioè quant'è? 9 miliardi circa, 9 miliardi e 200 milioni. A parte che appunto disintegri il mercato, quindi probabilmente riesci a vendere in buon profitto solo una piccola parte, poi col resto che vai a svendere vai ad abbattere completamente il prezzo, rovinando anche i tuoi guadagni. Quindi io ne venderei una piccola parte alla volta, fin tanto che ho necessità di liquidità. Poi caspita, sapendo di avere alle spalle una quantità di Bitcoin simili, è pazzesco. E soprattutto, chi ci dice che sono solo quelli, insomma, i BTC di Nakamoto, che sono... Poi mi pare che le ultime ricerche dicessero che sono 700.000, magari ha quei 700.000 lì che li tiene lì e non li tocca perché non vuole distruggere comunque il progetto, a rovinare il mercato, e magari ne ha altri e quegli altri li ha già venduti, li ha già spostati, cosa ne sappiamo noi? Magari io se fossi Satoshi, comunque credendo nel progetto, ok, magari mi tengo quei Bitcoin che tutti sanno essere i miei, nel frattempo poi magari me ne mino qualcun altro un paio d'anni dopo, un anno dopo, che comunque era comunque facile,
utile in ogni caso, me li tengo lì e poi quelli magari li utilizzo a scopo speculativo, poi magari non è neanche nel suo interesse speculare, cioè come è tutto, sono tutte ipotesi che campiamo per aria e cerchiamo di dare un senso alle cose quando in realtà non lo sapremo mai, insomma è questo un po' il discorso. Io sicuramente la cosa di cui sono certo è che non vedremo mai dumpati il milione di bitcoin in maniera palese, perché se anche cioè se il detentore di tutti quei bitcoin lì instillasse nel mercato il dubbio che potrebbe venderli, si rovinerebbe da solo e quindi credo che non gli convenga farlo. Dove posso trovare un tutorial in italiano per l'app Ledger Live e per Ledger Nano S? Guarda, io ho fatto una configurazione, però in verità non un tutorial per l'app, che dire, un tutorial io in realtà non l'ho nemmeno guardato, non saprei, potrei farlo, però ma l'app è talmente immediata, non lo so cos'è, magari chiedi qui se hai qualche dubbio specifico che così ti possiamo aiutare noi. Ciao a tutti, potresti dare un'occhiata al grafico di Theta BTC? Assolutamente sì, assolutissimamente sì. Sto realizzando un videogioco survival, per ora siamo in 28, caspita, tra programmatori, tecnici del suono e animatori, in un mondo post apocalittico open world. Stiamo studiando un sistema realistico economico con una moneta virtuale e lo scambio di beni primari. Puoi darmi un consiglio per realizzare un'economia? Porco cane, qua mi cogli veramente impreparato, non ti so rispondere. E dunque, un post apocalittico, io mi immagino un'economia molto di base, no? Quindi una sorta di baratto quasi. Non lo so come introdurre una moneta virtuale, cioè o si tokenizzano questi beni barattabili in qualche modo con un token non fungible magari su Ethereum, un po' come succede appunto in The Sandbox o in tutti quei gaming su Ethereum, che si assegna un token, cioè si tokenizza ogni bene, che può essere una roccia, una pietra, una pianta, insomma un bene di scambio in un mondo che non ha più niente, non ha più una struttura. Sarebbe una cosa curiosa e quindi sì, una cosa così, con un sistema di mercato, magari domanda e offerta, che definisce in qualche modo il valore di ognuno di questi beni. Caspita, non sarebbe facile. Guarda, intanto quando l'hai terminato dimmelo, fammi sapere come va, e se ti va ne possiamo parlare privatamente, perché cacchio, altrimenti qui va a finire che parliamo solo di quello. È un argomento molto ampio. Daresti un'occhiata a Quant BTC? Volentieri, tra poco, che andiamo a vedere i grafici. Ieri stavo guardando il grafico quando è successo. Io uso gli avvisi prezzo e lo stop loss lo faccio manualmente. Ottimo, ben detto, ben fatto, scusa. Alla fine ho visto il mega dampone, per fortuna ho aspettato un po' e poi ho chiuso. Buona idea. Alla fine un alert, cioè aiutandosi con gli alert, si lavora molto bene. È una cosa che faccio anch'io per lo stop placement e anche in generale per posizionare gli ingressi, i trade, in quanto io, non operando comunque sull'alta frequenza, guardo la struttura dall'alto, diciamo così, sui time frame più ampi, settimanale, giornaliero, e basandomi su quello poi posiziono gli alert nei punti chiave, basandomi oltre che al prezzo sul volume anche, quindi ho anche degli alert sui picchi di volume, e poi vado a vedere se è il caso di entrare oppure no, altrimenti faccio i miei check quotidiani, mattina, pranzo, pomeriggio, sera, sul grafico, e aggiorno un po' quello che è la mia visione, insomma, del mercato, e cerco di proiettarmi i vari scenari in testa, però appunto sempre triggerati dai vari alert in maniera molto disciplinata, l'importante è quella. Altra domanda, so che sei contrario alle API o alle API, no, alle API secondo me, ma essendo un bitcoiner da 2017 non hai parlato mai di Blockfolio e TabTrader, che si sono evoluti e continuano a rimanere i miei punti ma guarda, non hanno niente di male in realtà Blockfolio e TabTrader, sono ottimi, conosco un sacco di gente che li utilizza e sono molto utili, ti fanno tenere sotto controllo il tuo portafoglio, ma niente in contrario, ma neanche alle API in verità, perché l'importante, cioè poi tra l'altro sono API in lettura in quel caso lì, non mi pare che vadano anche a operare, no? Per quanto riguarda invece le API in operatività, cioè non è che sono contrario, ovviamente necessitano poi di tenere una sicurezza di più alto livello, perché stiamo facendo comunicare
strumenti di terzi, comunque con i nostri account sugli exchange. Quindi un po' si perde, TabTrader ti fa tradare anche, un po' si perde, come dire, in privacy anche, volendo, perché non lo so, loro possono comunque conoscere quello che abbiamo sulle varie piattaforme, la quantità, eccetera. E poi chiaramente ci dobbiamo fidare di chi produce questa API, questo strumento, perché se vengono bucati, comunque, se qualcuno in maniera malevola riesce a ottenere l'accesso alle nostre API, anche se magari non riesce a prelevare, può fare dei trade al nostro posto per pompare magari una shitcoin che lui ha e alla fine guadagnarci alla facciaccia nostra. Insomma, ci sono questi rischi qua di, come dire, rischi tecnici, ecco. Domanda tecnica: ho visto che molti trader usano la scala logaritmica per tracciare le varie trend line, potrebbero essere più precise dato che crescono seguendo le percentuali? Ma in realtà la scala logaritmica è, cioè, l'asse Y, anziché essere appunto lineare 1, 2, 3, 4, 5, è logaritmico, quindi 1, 10, 100, 1000, e cresce, cioè linearmente in potenza, cioè l'esponenziale diventa una retta, ok? Io personalmente non lo uso, non mi ci trovo particolarmente bene, se non nel fare magari analisi di ampio spettro e soprattutto che coinvolgono diversi ordini di grandezza dell'asset stesso. Quindi se volessi andare a vedere un asset che è passato da 10 a 100 a 1000 a 10.000, allora è fondamentale la scala logaritmica, altrimenti mi perdo di vista un po' il trend principale, cioè tutto il movimento che c'è stato. Ma se devo andare a vedere Bitcoin che si muove tra 3.000 e 10.000, la scala logaritmica, non lo so, lascia un po' il tempo che trova. Quindi dipende un po' dalla scala appunto su cui vado a osservare il grafico, secondo me. L'esclusione di falsi break sarebbe un ottimo argomento di automazione. E altro che sì, per l'automazione anche lì, cioè è facile in verità automatizzare uno stop di quel tipo lì. Basta che, ad esempio, utilizzando TradingView metti close come condizione anziché il classico stop, ed è bello che è fatto. Il mitico stop mentale, non facile da gestire, molto molto difficile. Allora aspetto le emoji per fare la subscription, bravo, ti convinceranno. Mannaggia, sono in ritardo, maledetto lo studio che mi distrae dalle cose importanti come la live del venerdì. Guai. Ci dai le tue impressioni su IOTA? Anche quello adesso me lo segno nei grafici. Basta, direi che adesso facciamo una pausa con le domande, che vi vedo carichi e la cosa mi piace ovviamente, e andiamo a dare un'occhiatina ai grafici, che sono la cosa più importante in assoluto. Prima di guardare i grafici vi dico una cosa volante che insomma mi sono andato a impelagare in un altro trading contest, ogni tanto mi faccio tirare in mezzo a queste cose qui, su OKX in questo caso. Ho creato il mio team per partecipare. Noi, come vi dicevo, su OKX purtroppo non c'è accesso ai perpetual e ai derivati, ma soltanto allo spot e al margin trading. Però insomma, secondo me, cioè, a parte che io le leve particolarmente alte non le utilizzo, non faccio trading ad alta frequenza eccetera, quindi non mi cambia molto la situazione, e ho deciso di provare a creare il mio team lo stesso. Servono almeno 500 USDT depositati per partecipare, ovviamente oltre al join, all'iscrizione al team, che ogni tanto la vedete spammata qua, e chi mi seguirà sul tubo gliela lascio nel primo commento sotto, quindi se vi va di unirvi fatelo pure. E ci sono un po' di bonus, come dire, c'è una campagna promozionale che OKX sta facendo per tutti i team, per tutte le squadre, ovvero chi si unisce a un team e deposita, mi pare che depositando almeno 50 tether si ottengono $5 di bonus, e depositandone 100 se ne ottengono 10. E inoltre la top 3 di ogni squadra, a prescindere che vinca o perda, guadagna 50 tether, quindi insomma alla fine ovviamente del contest questo. E poi c'è il solito buy crypto to get $10, quindi il primo acquisto in cripto di almeno $100 si ottengono $10 bonus, come dire, regalati in BTC stessi. Che dire, se vi va di unirvi, io volevo testare una nuova strategia, magari quella che volevo automatizzare, per vedere come va, e il link ve lo lascio qui se vi va. Insomma, siete assolutamente benvenuti per condividere questo gioco, questa esperienza insieme, e vedere insomma come va con questa nuova strategia. Torniamo a noi e andiamo a vedere i nostri amati grafici. Allora, Bitcoin, questo è Bitcoin. Partiamo
partiamo dal giornaliero stavolta, perché è il grafico secondo me più eloquente al momento, in quanto evidenzia bene quelli che sono i livelli chiave. Allora, come livelli chiave abbiamo il range low qua sotto, ovvero 8500, questo livello qui. Che perché range low? Perché ovviamente si è formato inizialmente su questo, con questo blocchetto, ok? È stato il primo livello di supporto. Come si forma un range low? Allora, c'è il mio video sui range che, dove lo spiego nel dettaglio e in maniera molto più noiosa di quanto lo farò adesso, però detto in breve, un range si forma in questo modo: abbiamo un impulso, un movimento in arrivo, un top locale, una respinta, un primo swing low, quindi questo diventa il primo swing high, questo diventa il primo swing low, e il primo swing low ovviamente va a creare il range low e nel frattempo anche il range high, perché il massimo locale diventa il range high e il minimo dello swing appunto diventa il range low. Poi ovviamente l'high e il low del range si vanno ad aggiustare nel tempo in base ai movimenti anche successivi, quindi se ad esempio come in questo caso all'inizio avevamo questa area qui, dopodiché abbiamo toccato il range high, poi siamo ritornati in quell'area lì, però c'è stata una respinta molto forte su questo livello che è sensibilmente più in basso e quindi insomma si va ad aggiustare un po' il range high e il range low. Cosa diventano? Diventano le due direttrici principali del range sulle quali basare i vari setup, che come vi ricordo sono setup di falso break o failure swing, quindi quando approcciamo uno dei due livelli che possono essere range high o range low, se vediamo una rottura assorbita piuttosto che una non rottura neanche, che è un failure swing, oppure appunto una rottura e la candela subito dopo la riassorbe, falso break, quello è un setup assolutamente valido. Ad esempio questo è stato un setup long per chi lo ha seguito e osservato, setup long tra l'altro con più occasioni di ingresso, perché abbiamo avuto il primo, qua c'era il pool di liquidità e il range low, abbiamo attaccato il pool stesso, abbiamo chiuso all'interno, quindi questo era il primo setup, poi di nuovo altro approccio, altro tentativo di dump con un higher low addirittura qui sulla shadow e un altro failure swing, quindi questo è stato praticamente un doppio setup uno dopo l'altro per entrare long. Poi gli altri setup quali sono? Ovviamente il break, che è la chiusura confermata fuori dal range, e poi il retest e via, il lower low, che quello è il superamento effettivo del range, magari è il segnale anche più forte, il trade più forte. Poi abbiamo i trade intra range, che si va a creare un bias per l'appunto all'interno del range, che è un po' quello che avevamo fatto ad esempio con questa zona di liquidità, che potremmo fare anche adesso, e si va poi ovviamente su time frame minori perché il range è sul daily, ma è difficile poi andare a operare su questo time frame all'interno del range, perché capite che una volta che capiamo il bias all'interno del range, cioè diventa già forse troppo tardi, ok, per aprire un trade sullo stesso time frame. Al contrario, se andiamo su un time frame minore, un intraday, un 4 ore, un 2 ore, un 1 ora, dipende poi dai gusti particolari personali, in base al bias che abbiamo possiamo andare ad aprire una posizione lì. Esempio, qua abbiamo detto pool di domanda, pool di offerta. Il pool di offerta apparentemente ha vinto perché ha respinto più volte con più vigore e ha generato market sales anche, quindi l'offerta, oltre ad aver distribuito qui, poi ha dumpato sul mercato a tutti gli effetti. La domanda invece ha assorbito in parte, però poi è stata bucata clamorosamente e adesso quindi ci troviamo in una situazione di dubbio. Dubbio se questo pool di domanda, questo, diventerà o no un pool di offerta, ok? È una situazione molto importante. Perché? Perché se adesso ad esempio, forti di questa ipotesi, del fatto che abbiamo assorbito tutta la domanda che c'era qui, andiamo su un time frame intraday, che può essere, che ne so, supponiamo le 4 ore, per esempio, se, ok, guardate cosa sta succedendo, il pool di domanda adesso, che è un punto interrogativo, non è più di domanda, viene riattaccato dal basso. Cosa può accadere? Può accadere che andiamo a riassorbire di nuovo l'offerta e rientriamo all'interno di questo sub-range, chiamiamolo così, oppure può succedere che adesso piano piano la domanda prova a riapprocciare il livello, a riconquistarlo, però poi arriva l'offerta e buonanotte, tanti saluti. Quindi fondamentalmente gli approcci possono
essere di due tipi. Un approccio che, se vediamo domanda e la domanda magari riconquista questo livello di supporto, potrebbe essere un'ipotesi di trade long, per esempio, fino a con target in range high, quindi da qua a qua, per capirci. E al contrario, se si palesa offerta, che inizia a dampare, a ingolfare le candele precedenti e ci fa una chiusura come si deve, allora lo short che ha come target il range low come primo target, ok? Quindi questo è un esempio di trade con bias all'interno del range, ipotizzato e creato, poi designato per l'appunto su multi time frame, proprio perché prevede la sovrapposizione di più time frame per andare a operare direttamente. E quindi questo è un po' quanto per ciò che riguarda il trading all'interno del range. I setup principali sono quelli lì. Se volete approfondire, ovviamente c'è il mio video Trading in the Range, dove presento un po' tutti quanti i dati, ovvero come piazzare l'entry, lo stop, le varie possibilità, insomma. Con questa scusa, nel frattempo vi ho già esaminato quella che è la situazione attuale, cioè avevamo creato due pool di liquidità, uno in domanda e uno in offerta, offerta domanda, e fondamentalmente abbiamo detto: ma il primo che viene violato catalizza un po' il movimento, è stato violato per adesso quello in domanda, e quindi il rischio molto forte è quello che al momento la domanda sta cercando di risalire piano fino a un punto critico dove rinterverrà l'offerta e causerà un'altra leg down con target principale range low, e poi c'è da vedere se viene rotto anche il macro range questo oppure no. Sono curioso di vedere un po', insomma, che accadrà, ecco. Al contrario, se dovesse appunto intervenire domanda e riportarci all'interno del range, non sarebbe un brutto segnale, perché avremmo la possibilità di dare un colpo di reni di nuovo, riconquistare il pool di liquidità, quindi definendo questo a tutti gli effetti un falso break, proprio perché è break e assorbimento immediato, riassorbimento immediato, ritorniamo all'interno di questo sub range che diventa di nuovo la nostra direttrice principale, ovvero se andiamo poi forti anche di questa accumulazione, perché ogni falso break è un'accumulazione, attenzione che questo è un punto importante, perché se immaginiamo adesso che richiudiamo, facciamo il caso più bullish possibile, richiudiamo qua, quindi con anche un engulfing rispetto alla candelina precedente, cosa succede? Succede che qua è stato fatto quello che si chiama ingegnerizzazione di liquidità, cioè creazione di liquidità, liquidity engineering lo chiamano gli americani, e ovvero l'andare a far saltare stop, a far scattare liquidità di quelli che finiscono un po' in preda al panico e vendono, e ovviamente chi ne approfitta, chi muove i grossi capitali e causa questa situazione, accumulando, va a fillare i suoi long, va a accumulare a scapito di chi svende in preda al panico. Poi riportando il tutto all'interno del range e riportando tutto in una situazione più bullish anche sul breve, quello che accade è che ne giova molto di più, cioè ripaleso una situazione bullish, ha accumulato, cioè dico Amazon, tante persone, tanti capitali, tanti grossi capitali hanno accumulato, e quindi va a finire che ribaltano un po' la situazione, la situazione diventa ancora più bullish forte appunto di questa accumulazione da parte loro. Di nuovo quindi questa accumulazione potrebbe dare una bella spinta, un bel incentivo a chi ha accumulato a difendere poi quel livello dall'alto di nuovo e dare la prova definitiva del fatto che ci troviamo in una situazione rialzista, ovvero l'attacco e rottura del range high benedetto. Tra l'altro vedete che c'è una sorta di trend line attualmente sussistente che non è ancora stata violata, e quindi fondamentalmente mantiene un po' la situazione ancora in bilico, ecco. Chiaramente un'altra leg down la violerebbe, è una trend line di breve, quindi non deve influenzarci troppo se non stiamo operando sul breve, però è un dato molto significativo, insomma, se si palesa domanda adesso è ancora un buon momento per appunto palesarsi e per cioè portare la situazione ancora più bullish, perché ricordiamocelo, tra l'altro veniamo da un forte uptrend, da un movimento che ha visto un più che raddoppio del prezzo di Bitcoin
Bitcoin tra il bottom e il top. Quindi non dimentichiamo quella che è l'impostazione iniziale e il macro, tra virgolette. Cioè stiamo al momento consolidando in un mega range, cioè un range abbastanza ampio perché va da 8.500 a 10.000, quindi parliamo di $1.500 di range, che insomma non sono proprio briciole, e quindi un range molto ampio che si trova al top attuale di un movimento rialzista. Quindi potrebbe essere un'accumulazione, una distribuzione, quindi un'inversione, e c'è da vedere come si risolverà. Per ora è inutile, secondo me, prendere posizioni un po' premature se non si tratta appunto di copertura o protezioni di quello che si ha già. Ok, quindi questo è un po' il quadro generale. Vale la pena, secondo me, anche buttare un occhio a dei time frame più elevati prima di parlare di dei vari scenari in caso di break, e quindi di movimenti un po' più forti, quindi di segnali un po' più forti rispetto che all'interno del range, perché adesso abbiamo visto cosa accade all'interno del range, quindi banalmente queste situazioni qui, come identificarle, magari come posizionarsi, però si tratta, come vi dicevo, di trade fortemente speculativi e fortemente intraday, ok? Quindi tra poco andiamo a vedere quelli un po' di più ampio respiro. Per inquadrarli meglio andiamo a vedere anche un grafico settimanale che spesso chiarisce molto bene le idee. Guardate cosa sta succedendo qua. Sta succedendo che abbiamo intanto un bel top molto evidente in zona 10.200 e circa, 10.220, questo lo scorso top insomma, che origina qua. Poi abbiamo il nostro uptrend totalmente inviolato, come vedete abbastanza lineare tra l'altro, così tac, che viene ogni tanto testato e così via, senza troppe pretese, un trend a 45 gradi standard insomma. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo il fatto che siamo riusciti a recuperare tutto quanto il dump da partire da qui, il grosso dump che ha disintegrato il prezzo di Bitcoin nel mese di marzo e a fine febbraio, e questo è il segnale che fondamentalmente ha flippato il nostro bias a bullish. Siamo ritornati bullish, se vi ricordate. Quello che sta accadendo adesso è che vediamo i primi segni di rallentamento. Il primo segno di rallentamento è stato questa candela di arresto che ha spazzato via liquidità sopra e sotto, chiudendo poi in un body microscopico e quindi andando a creare fondamentalmente una zona molto molto forte di supporto per ora, perché questo è un cluster intermedio settimanale che, se lo vogliamo unire poi anche a questo, ne forma uno più ampio che a sua volta vede come punto medio 8750, che è un supporto resistenza storico, quindi parliamo di un livello che è insomma, cioè è inutile, non ha bisogno di presentazioni, e tra l'altro è anche un parziale point of control, quindi tutto converge lì, è il fair price del momento, 8750 è il prezzo chiave, marchiamocelo in testa. E poi cosa è successo? È successo che questa spazzata ha rallentato il movimento e, mannaggia, è capitata proprio sotto al top, quindi questa spazzata qua ha fatto un po' inciampare l'uptrend, inciampare i bulls. Immaginatevi i tori in corsa, no? Gli fanno lo sgambetto, inciampano, iniziano a rotolare, e rotolare significa che cominci a prendere una direzione laterale, la volatilità è scesa e soprattutto la leg up successiva non è stata particolarmente forte. Perché? Perché la leg up non è riuscita nemmeno a bucare il top della shadow della candela precedente, quindi non è un effettivo higher high, come body è un higher high, e tra l'altro era una bella chiusura settimanale perché aveva chiuso sopra ai 9.500, che anch'esso è un livello abbastanza importante, che origina da qua e arriva, vedete, a essere testato, a fare da zona di liquidità, insomma è un livello che ha le sue cose da dire, ecco. E tuttavia è stato un falso break, ahimè, perché la candela successiva l'ha perso praticamente subito. C'è da vedere adesso che, vedete, il tentativo di dump è arrivato proprio dritto nel cluster intermedio settimanale, andando a generare domanda. Quindi questo cluster che cos'è? Un pool di liquidità per adesso. E per ora ha funzionato come pool di domanda che ha respinto verso l'alto, c'è da vedere fin dove, quindi la chiusura settimanale sarà curiosa anche in questi termini. Questo rettangolo verde è il range low del sub range che abbiamo definito prima sul time frame giornaliero, e insomma è il primo, ovviamente, come dire, livello da recuperare, se vogliamo dire la nostra, anche su quel time frame lì. 9.500 ovviamente è un livello che, se il settimanale andasse a chiudere di nuovo qua
sopra, cioè, sarei veramente stra mega contento. Cioè, il mio head short un po' meno, però io sarei contento perché comunque sarebbe un bel segno rialzista. E magari ci becchiamo anche il pump in diretta, che vedo che qualcosa si sta muovendo, mi è vibrato il telefono, quindi secondo me mi è partito un alert di volumi di breve termine o qualcosa del genere. Dopo guardo, ma adesso no, durante i live non si opera. E basta, quindi questi sono i livelli chiave. Credo che ormai li abbiamo ben chiari in testa, ok? Quindi questa è un po' la situazione. Adesso chiudo, tiro via un po' di robaccia, torno sul giornaliero e andiamo a vedere i possibili posizionamenti e i possibili scenari macro, ok? Non soltanto sul brevissimo. Allora, macro, cosa può succedere? Può succedere, partiamo dal caso più bullish possibile, da Moon Boy, ovvero che andiamo a recuperare il range high. Andiamo a recuperare tutta questa struttura che abbiamo perso, che abbiamo, cioè che ci ha creato questa sorta di top, questo antipatico costrutto di high e lower high per ora, e la recuperiamo e rompiamo innanzitutto i 10.000, quindi questo livello, e poi molto probabilmente anche i 10.200, perché una volta rotti i 10.000, vista la vicinanza tra questi due livelli, immagino che la liquidità che c'è qua dentro scatenerà molto rapidamente un recupero anche dei 10.200, insomma, in altre parole. Quali sono i primi segni, come posizionarsi, che cosa fare? Allora, i primi segni ovviamente sarebbero, il primo segno è l'ingolfarsi di questa candela qua, quindi un engulfing bullish che si mangia questa scorsa candela, potrebbe già addirittura essere preso come segno di un long speculativo. Perché? Perché abbiamo un setup molto forte. Io chiuderei l'edge short con un setup di quel tipo lì. Perché? Perché sarebbe un setup long sul time frame giornaliero. Cioè un engulfing bullish che recupera un livello chiave perso e con tocco di un pool di liquidità da sotto. Quindi è un bel setup long, speculativo, nonché di chiusura del mio edge short, che invece è una posizione di copertura non speculativa, che però la mia regola è che la chiudo appunto quando vedo sullo stesso time frame sulla quale l'ho aperta, il daily nel mio caso, un setup in direzione opposta, quindi per l'appunto long. Che altro dire? Che una volta recuperati i 9.500, poi ci vorrebbe un'altra bella leg up, che è forte appunto di tutta questa accumulazione che c'è stata, del falso break eccetera eccetera, mi vada a recuperare, quindi step 1 questo qua, poi magari ci può essere un po' di flessione, quello che vogliamo, e la rottura, il livello, la situazione chiave è la penetrazione di questo pool di offerta e la rottura dei 10.000 e dei 10.200. In quel caso lì, benissimo per chi ha già preso il long precoce, tra virgolette, in questo costrutto qua, se mai si formerà, insomma, perché magari non ci sarà l'engulfing, però in ogni caso il recupero dei 9.500 è una prima ipotesi di long, cioè si può ipotizzare un long. Dopo il tentato dump lo rafforza molto, insomma, come livello, e il fatto che non è un vero dump, cioè che viene riassorbito subito, mette il bias anche di breve a bullish anziché incerto. E poi appunto la rottura sarebbe la conferma, quindi magari ci può stare un'esposizione piccola al recupero dei 9.500 stessi, con magari stop loss sotto di nuovo a questo pool di domanda, a questo livello chiave, se non lo si vuole proprio mettere sotto agli 8.700 o sotto al range low addirittura, sono i possibili stop loss, diciamo. E poi si può fare, volendo, un compounding una volta che abbiamo certezza di andare a gravitare in quest'area qua, che è appunto il range è superato, abbiamo vinto tutta la barriera di offerta che c'era e che frenava per ora il movimento stesso. Dall'altro lato, ahimè, abbiamo il caso invece un po' più bearish, che, come vi dicevo, andrebbe a trasformare quello che inizialmente, cioè che può tranquillamente ancora essere uno storno organico, ovvero un andare a correggere per poi ripartire. Però c'è un però: il fatto che si va a creare un range così ampio e lungo, cioè duraturo, rende, cioè sposta la lancetta della possibilità, della probabilità, dallo storno all'inversione un po' di più, ok? Se magari all'inizio, se anziché qua andare a fare un range da qua, avessimo fatto una cosa di questo tipo, così tac tac tac, da fare una sorta di bull flag, chiamatela come volete, questo era
con buona probabilità una correzione, uno storno, un qualcosa che si frappone tra due movimenti rialzisti, ok? E perché questo? Perché, vabbè, la formazione di bull flag significa che la domanda per un attimo è esaurita, si vanno a creare dei lower low locali, ma senza troppi volumi in sell-off, senza troppa svendita, e poi una volta che raggiungiamo una sorta di fair price per la domanda che la convince a ritornare, forte, si iniziano a vedere i volumi in acquisto, si iniziano a vedere i recuperi degli high locali fatti da questo storno, che sono tutti molto vicini a loro, che è importante questo perché crea dei pool di liquidità e quindi fa scattare a catena tutti i pool di liquidità. La domanda ci marcia sopra e si riparte con un altro bel trend, si supera la massa critica di volumi in una direzione, unidirezionali, per andare a generare appunto un nuovo trend, una continuazione del trend. Al contrario, se abbiamo una lateralizzazione prolungata, quello che accade è che qui dentro si muovono sempre più volumi. Quindi cosa significa? Significa che questo livello diventa un nuovo livello chiave come livello macro, ok? Si rafforza quella singola area di prezzo lì. E quando un'area di prezzo viene violata da una parte o dall'altra, la si conferma come zona accumulativa o distributiva. E se si confermasse come zona distributiva, ahimè, significherebbe che c'è buona probabilità quantomeno di creare un trend di durata, poi non si sa, dipende tutto dalla domanda e dall'offerta che c'è, ma se vi devo dire due, tra virgolette, regoline che si possono applicare, è che più è lungo il range e più è forte il trend che ne conseguirà. Quindi se questo range va avanti 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi e poi lo rompiamo a ribasso, scordiamoci il discorso dello storno, cioè è un setup short, punto, ok? E allo stesso modo, ovviamente, se poi andiamo a romperlo a rialzo, anzi ancora meglio, perché un range lungo dopo un movimento rialzista che viene rotto a rialzo, fa, come dire, resetta un po' l'iperestensione, cioè fa ripartire da una situazione più piatta, appunto dando come nuovo livello chiave, come nuovo fair price, quella zona lì che è il range, in cui immaginatevi ci sono state tante compravendite, è passato di mano in mano Bitcoin a tante persone e si è ristabilito una sorta di equilibrio e da quell'equilibrio lì può partire poi un nuovo range. Questo accompagnato alla crescita dell'open interest e alla crescita della liquidità ai due lati del range, quella cosa che abbiamo visto prima. Quindi, detto in altre parole, il rischio di inversione, per anche riagganciarmi al titolo di questo video, è direttamente proporzionale alla durata del range, se rotto a ribasso, chiaramente, e appunto alla forza con cui viene rotto a ribasso, alla quantità di volumi che si scatenano alla rottura a ribasso del range stesso. Quindi adesso il range, diciamo, è durato un po', sì, ma non un'esagerazione, siamo a neanche un mese. Quindi se domani dovessimo fare un breakdown qua sotto, sinceramente non me la sentirei di scappare via velocissimo e dire basta, adesso bisogna prendere posizioni net short. No, in verità no, sinceramente. Però magari incrementerei un po' la mia copertura, quello sì, non da essere net short, ripeto, sempre net long, ma un pelino più coperto. Speculativamente ovviamente si opera short e si riapre però la possibilità dei trade accumulativi sui supporti sottostanti con la solita ipotesi di partenza dell'invalidazione del bias bullish intorno cioè con la perdita di questa zona di prezzo, ok? Questo sussiste sempre. Se al contrario il range continua a durare, cioè diventa sempre meno appetibile l'ipotesi accumulativa in caso di breakdown e sempre più appetibile l'ipotesi invece di speculazione short, oppure di coprire ancora di più con un size maggiore nel caso appunto sempre di breakdown. Niente, direi che questo è un po' quanto per quello che riguarda BTC. Qualcuno di voi mi aveva chiesto anche di dare un'occhiatina a Ether come grafico, quindi gliela do anche se rapidamente. A Ether Bitcoin
altcoin. Tra l'altro, caspita, le altcoins oggi sono una bomba, quindi parliamo anche un po' di altcoins, che ne vale la pena, prima di tornare alle vostre domande. Dico due paroline sulle altcoins e poi appunto torno alle vostre domande. Quello che volevo dire è che molte altcoins stanno esibendo una cosa di questo tipo. Allora, qua ci sono tutti i miei scarabocchi osceni su Tezos, che avevamo individuato un po' di tempo fa, tra l'altro, come ben messa, come insomma in storno con papabile zona di accumulazione. Allora, cancelliamo, eccoci qua. Il costrutto bello che si sta formando su Tezos e non solo è il seguente. Guardate, allora abbiamo innanzitutto una condizione di lungo termine di higher lows, quindi un uptrend duraturo. Su quest'ultimo possibile higher low, in caso di conferma di questo costrutto, abbiamo una cosa di questo tipo. Allora, una sorta di high, 2950 in questo caso. Abbiamo un primo low, un test dell'high, un lower low, quindi offerta, tra l'altro con volumi decrescenti, e poi domanda che rispinge di nuovo sull'high. Ok, guardate che bella, è una bella formazione questa, è una formazione a V doppia, una sorta di V doppia, che ha come neckline questo punto qui. E poi c'è stato un giorno di consolidamento e poi papam, oggi un break. Ne abbiamo parlato stamattina su Telegram, vi ho condiviso, la candela era ancora qua circa, o forse addirittura qua, neanche fatto il break, e vi ho condiviso occhi puntati su questa situazione qui, perché beh, adesso abbiamo una piccola resistenza che è questa zona qua, in cui immagino che comparirà un po' di offerta, cioè se viene bucata e chiudiamo sopra, vabbè, la domanda è veramente palese, non c'è bisogno di dire niente. Ma altrimenti, in caso di flessione, cioè di offerta qua, un po' di flessione, è un'ottima occasione di long speculativo questa, ok? E nel caso in cui invece al contrario buchiamo anche questa zona qua, è sempre un'ottima occasione di long speculativo con inizio di long zone, questi due spike. Vi ricordate la mia regola dell'entry sul retest, che il primo entry sul retest è proprio sul top, scusate, della shadow dell'high precedente, e poi come tutta zona di entry si può sempre considerare quell'area qua, quella che avevamo designato invece come zona di accumulazione per chi ha voluto un approccio accumulativo. Accumulazione durante questo storno che è stata presa tutta quanta in pieno, invalidazione era lower low, ma attualmente sembra molto bullish la situazione per Tezos. Dico che capita su molte altcoins perché, guardate, tra l'altro c'è anche su Chainlink un costrutto molto simile, molto bello. C'è su Ethereum, se non ricordo male, eccolo, guardatelo, tac. Poi c'è su BNB, anche se un pelino meno, però tac. È bello perché, cioè, le altcoins paradossalmente si muovono molto all'unisono. Qualcuno di voi mi ha chiesto IOTA, andiamo a vedere, ecco, c'è una roba un po' simile, cioè non mi piace IOTA, te lo dico già, perché c'è una zona gigantesca di liquidità che è questa, che sta per venire testata dal basso, quindi quantomeno vorrei vedere una penetrazione fortissima per accettare un possibile long. Però insomma, ve l'ho detto, spesso le altcoin si muovono all'unisono, in particolare quelle più capitalizzate, e quindi vale la pena andare a individuare situazioni potenzialmente profittevoli come questa, in particolare in un momento in cui la Bitcoin dominance, guardate cosa sta combinando, sta crossando al ribasso la sua EMA 30, quindi ci apre le porte. Vedete come poi tutte le cose si allineano, tutte le situazioni si allineano, ci apre le porte a una prima iniziale piccola esposizione in altcoins. Vi ricordate la regola? Cross EMA 30 a ribasso uguale primo sintomo di possibilità di esposizione in altcoins, ovviamente cercando il giusto setup, come può essere quello che abbiamo visto su Tezos. Esposizione massima un 1-2%, quindi attenzione a non esagerare col size della posizione, ok? Quindi questo è quanto anche per buttare un incipit sulle altcoins. La total market cap prende in esame un po' tutto quanto, e guardate che carina questa reazione,
con la zona di supporto a 246 billions, vedete che è una zona chiave che è stata toccata. Qua abbiamo come top da bucare quest'area qua intorno ai 270 billions. È un po' simile questa configurazione a quella di Bitcoin, al grafico di Bitcoin, però come sempre è molto più chiara, vedete? Per ora non abbiamo perso nessun supporto, quindi è un po' più bullish questa rispetto al grafico di Bitcoin. Non fa venire minimamente voglia di fiondarsi a shortare. Molta attenzione prima di aprire posizioni in maniera sconsiderata. Bisogna prendere in esame tutta la situazione e fare trarre le proprie conclusioni. Allora, adesso, prima di tornare da voi, che voglio recuperare le domande, quindi via le domande, ricomincio a leggere adesso dal fondo, però ovviamente c'è il nostro mitico sondaggio, che è da un po' che non facciamo un sondaggio, quindi molto male questa cosa. Allora, facciamo un bellissimo sondaggio che è il seguente, tac. Come siete posizionati sul mercato? Long, short oppure fuori? Trovate le istruzioni su come votare nella chat e adesso ve lo metto anche in vista. Dove sei? Qua ve lo metto in vista anche a video in modo da permettervi di vedere un po' i risultati. Allora vi dico che dovete votare con punto esclamativo vote spazio long short oppure fuori ed ecco qua i risultati quali sono. Vai coi voti, votate tutti quanti, mi raccomando, voglio sapere come siete posizionati così poi vi faccio counter trading, no scherzo. E nel frattempo via anche con le domande, perché voglio sentire un po' quello che avete da dire, insomma. Vote long, tutti long siete, bravi. Permabull tutti quanti. A che prezzo si potrebbe entrare in Ether dovendoli acquistare in euro? Si potrebbe dare un'occhiata al grafico Ether euro? Li avevo acquistati a 172, poco dopo smanettando ho fatto casino con gli ordini e li ho venduti per sbaglio. Allora guarda, ti sconsiglio di guardare i grafici in euro perché è abbastanza scomodo. Io li guarderei in dollari e poi magari lo riadatti all'euro, nel senso, cioè fai la conversione banalmente, però il grafico per individuare bene i livelli chiave è consigliabile, cioè trovo sempre meglio quello in USD. E che dire, qua vedi c'è una sorta tra l'altro di teste spalle rovesciato parziale informazione e quindi si potrebbe individuare come zone di ingresso, tra l'altro qua utilizza come supporto un cluster intermedio carino, zone di ingresso, la rottura dei 217, in particolare se rompe anche i 230 che sono 112 le resistenze principali, quindi rottura qua ottimo, e poi sulla flessione che ne consegue, quindi questo diventa l'entry per me. Per me un entry su Ethereum è questo, fatto bene. Cioè il caso ideale è break anche dei 230, permanenza un po' sopra i 230 e poi flessione, zona di entry questa qua, e poi stop loss dipende, cioè speculativo subito alla perdita della neckline, o altrimenti qua sotto, de gustibus sempre, si può anche frammentare se ci piace di più. Questa è la situazione su Ethereum, ti sconsiglio di nuovo di guardare il grafico in euro perché spesso fa un po' di confusione, insomma. Facciamo il sondaggio per chi vuole il sondaggio, bellissimo. Un bel sondaggio su quanta gente vuole il ritorno alla camicia anni 80 rosa. Beh basta, direi che dopo questa la rimetto. Avete la mia parola che al prossimo live la rimetto. Io ho più profit con le shitcoin che con BTC, fantastici. Come analisi delle coin sarebbe bello vedere FTT e BNB, assolutamente sì. Ciao, mi piacciono molto i tuoi video sulle opzioni, migliori in circolazione, grazie. Sarebbe bello averle anche all'interno delle tue analisi e in aggiunta ai possibili short long. Ecco, volevo introdurli gradualmente le opzioni dentro l'operatività, proprio per evitare, perché non vorrei, il mio timore più grande è il fraintendimento, nel senso che poi qualcuno magari agisce senza sapere bene quello che fa e poi magari perde, e mi spiacerebbe anche se ovviamente i miei non sono mai consigli su quello che c'è da fare, consigli finanziari eccetera, ma mi spiacerebbe che un fraintendimento di quello che dico venisse preso come un consiglio operativo poi sbagliato, e quindi preferivo prima, ecco, introdurre gradualmente. Ho in programma un video sulla covered call che farò a breve, dopo quelli sul trading algoritmico, per chi è fanatico di trading algoritmico non si preoccupi, e da lì in poi appunto introdurre un po' alla volta
il discorso opzioni nelle analisi, ecco. Come ne è le coin FTT e BNB? Subito, allora andiamoli a vedere. Partiamo da BNB, visto che ne ho parlicchiato un po' prima. Allora, BNB è alle prese con un range low molto importante, perché più che un range low è un pool di liquidità in zona sì, di range low a tutti gli effetti. La situazione su BNB era quella di bolla. Questa era una bolla a tutti gli effetti, che è scoppiata, ha stornato pesantissimamente e dopo questo storno abbiamo rotto il downtrend e siamo entrati in una fase laterale. Quindi abbiamo avuto bolla, downtrend, lateralità. È questa un po' la schematizzazione di BNB, quello che sta succedendo. Quindi ovviamente cioè l'ABC dell'operatività in questi casi qual è? Ovviamente al break a rialzo di questo range si può rientrare long, al break a ribasso si può entrare short. Questa è la basissima, no? Se vogliamo anche andare a operare all'interno del range, invece possiamo andare a vedere che adesso si sta costruendo questo interessante costrutto in zona di range low. Stiamo parlando di BNB, che ha dietro un'azienda che produce liquidi, produce utili, quindi è una coin incredibilmente solida. Un break di questa struttura, che consisterebbe anche in un reclaim degli 0,001839, sarebbe un ottimo setup long, a mio personalissimo parere, con stop loss incredibilmente ben definito e take profit volendo anche, perché si può cavalcare, insomma, finché ce n'è, tra virgolette, ovvero targetizzando come prima cosa il range high, oppure andare a pescare tipo questa area, che è un piccolo cluster intermedio che nasce lì, quest'altra area, fare dei take profit strada facendo sulle resistenze. Questo diventa un trade ovviamente un po' più speculativo. In ogni caso, bene se va a rompere questo costrutto qua, che quindi diventa un bottom in una zona di range low, in una situazione comunque in cui questo gigantesco è, cioè questo è un gigantesco higher low, come vedete anche da questo fantastico schemino, e quindi assolutamente porte aperte al long. Questo è BNB. Andiamo a vedere FTT invece, che anch'esso si sta appoggiando su una zona assolutamente strong. Io andrò avanti imperterrito con il mio piano d'accumulo. In ogni caso, dal punto di vista invece speculativo, domanda su questa zona qui che la fa rompere a rialzo, diventa un setup long, breakdown da qui diventa un setup short, abbastanza easy. Setup long speculativo, primo target può essere questo, 36.000 sat, quello che è. E che sinceramente applicherei al di là di tutto, perché è un buon punto di esclusione del rischio anche per chi non vuole fare un trade meramente speculativo, in quanto la situazione non è bellissima, cioè c'è stato un bel po' di offerta anche in questo caso. E poi nel caso in cui invece lo andiamo a rompere anche questo, andiamo avanti, la situazione diventa più trend follower. Quindi questa è la situazione su FTT, ecco. Torniamo a voi, domande, domande, domande. Ti consiglierei di seguire il prezzo in USD. Bravo, esatto, dice la stessa cosa che dicevo io. Seguire il prezzo in USD e poi comprare in euro mercato calcolando una conversione. Preciso, guarda, esattamente d'accordo. BNB gradirei anch'io, benissimo. Come mai il grafico con USD? Perché ci sono più volumi, quindi il prezzo di mercato è dettato da quello, esatto, sì. Ciao, hai saputo dell'hack di alcuni dati personali per una fascia di utenti che ha riguardato BlockFi? Assolutamente sì, ne abbiamo parlato anche nello scorso live. Purtroppo è una cosa che ogni tanto capita in tutto ciò che è online e ahimè, spero che stiano più attenti con la sicurezza d'ora in poi e che i dipendenti in particolare prendano i provvedimenti necessari a non farsi hackerare, insomma. Sondaggio, tutti che votano, bene, 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 bravi, bravi. Puoi dirmi perché usi l'esponenziale a 30? Guarda, che dire. È una questione di abitudine, 9, 30, 100 le uso, ma in realtà le medie mobili poi operativamente non le uso, cioè ce le ho lì solo per darmi un'idea di trend in corso, cioè non, operativamente non le uso, cioè sono lì, ma mi dici, se ti dovessi chiedere, dire il perché, non te lo saprei dire perché poi operativamente appunto non le utilizzo. Le tengo solo lì come in più, ecco, come confluenza magari.
nel caso in cui c'è un supporto e c'è anche la media mobile a supporto, una confluenza, insomma. Dunque, grazie ai tuoi insegnamenti sono esposto long e mi diverto con le coperture. Bravo, l'importante è sempre stare attenti alla situazione, perché adesso, essendo in lateralità, la copertura è importante, soprattutto se si è esposti long. Non si può utilizzare anche la MA200, ma cioè, dipende per che cosa, nel senso, poi le medie mobili sono soggettive, c'è chi si trova meglio in un modo o nell'altro, con una o un'altra, non esiste una buona e una cattiva, ecco. Cosa ne pensi di usare la EMA822 e la MA200 per andare long quando la rompe? Grazie. Ma sono tutte strategie che bisognerebbe testare, vedere come funzionano, cioè che risultati danno, perché detto così, cioè non si può osservare empiricamente e dire ma sì, due volte funziona, beh, bene. Bisognerebbe testarla in maniera consistente con tutti i dati, insomma, il drawdown massimo, il size, cioè andare a capire, impostare anche un money management fatto bene, eccetera, eccetera. E da lì poi si può definire cioè se una strategia è buona oppure no. Io te l'ho detto, per il discorso medie mobili non le utilizzo molto operativamente. Il primo shot, qualcuno ha anche votato short nel sondaggio, sì, esatto. Puoi postare il grafico con gli ingressi su Ether, abbiamo già voluto. Hai studiato i volatility token e i contratti move? In parte, ti dirò che non mi piacciono granché, perché li ho confrontati con le opzioni e le opzioni comunque rimangono secondo me la migliore alternativa per prezzare la volatilità, perché comunque i volatility token hanno dei costi di gestione tra virgolette, quindi delle fees quotidiane, poi comunque sono molto complicati, cioè sono dei prodotti complicati per andare a speculare semplicemente sulla volatilità, opzioni tutta la vita. Sai che bolla BNB? Sì, BNB. Ti va di dare un'occhiata a Doge? Beh, che domande, cioè Doge, assolutamente sì, Dogecoin, Bitcoin, eccoci. Allora, il nostro Doge cosa combina? Qua niente, perché non c'è storico, dobbiamo andarcelo a vedere su Bittrex. E che dire, è in una zona di appiattimento che lui fa sempre un po' così, no? Pump dump, e quindi chi vuole fare lo speculatore su Doge sicuramente lo sta accumulando in vista del prossimo pump. Io non è il mio modo di operare, però insomma, per ora il pattern è questo, poi nessuno mi garantisce che continuerà a seguirlo, soprattutto adesso che le altcoins non se le fila più nessuno, ecco. E poi invece fare trading speculativo su Doge, invece sui break, con l'analisi tecnica così, non porta grossi risultati, insomma. Mi sono appena... la live su YouTube del telefono in macchina la riuscivo a sentire, qui no, si blocca sempre. Ma secondo me puoi cambiare la risoluzione, ok? Qualità e puoi cambiare la risoluzione. Magari abbassala un po', così ti si sente meglio. Mi sono appena registrato su KXO il tuo referral grande, ho anche acquistato 100 euro di cripto per sfruttare la POM. Come vedo che sono dentro il tuo team, dove approfondiamo la tua strategia per tradare su KX? Allora, contattami su Discord, facciamo così, o su Telegram, tanto il mio contatto c'è, e ti mando adesso a breve anche su Telegram e Discord, condividerò il link per unirsi al team e magari creo un gruppettino dedicato a chi si unisce nel team e ci facciamo un piano operativo, insomma, quindi magari contattami lì, ecco. Tra l'altro, ecco, ogni tanto viene qua nella chat, viene scillato il link al team, quindi anche da lì. Teta, andiamo a vedere Teta subito. Teta BTC, eccoci. Urca, che è successo? Che dire, è pampato, non lo so, scommetto che c'è di mezzo, com'è che si chiama, quello là, non mi viene il nome, quello di Palm Beach che ha fatto pompare alcune altcoin, è il pump and dump del 2020. E dunque, Teta è iperesteso, quindi mo me ne starei buono, anche perché tra l'altro c'è stato anche il primo segno di sell-off, quindi secondo me adesso potrebbe ritracciare. È la prima occasione di ritracciamento. Perché dico questo? Perché ha avuto, guarda, facciamo un po' di anatomia di questo movimento, il suo uptrend, poi qua è andato parabolico,
ha fatto il take off dalla trend line, è arrivato insomma in alto a fare questo candelone qua, e poi c'è questa candela che è la candela di arresto, che shakerà un po' la liquidità da entrambe le parti e solitamente dà il via uno storno. Quindi questo è un buon punto per iniziare a stornare. Volendo, ci si potrebbe dire, adesso non so cos'è che ha originato questo movimento, se è un pump and dump? No. Se non è un pump and dump, si potrebbe andare a individuare magari un entry. Andiamo a vedere il time frame settimanale, se ci aiuta in questo. Allora, il time frame settimanale evidenzia questo punto, quest'altro punto. E qua c'è un cluster intermedio, volendo, che anche lui vale la pena andarlo a considerare. Facciamolo verdino, un po' più pieno, che mi piace di più. Così. Ecco, quindi che dire? Dipende da dove chiude la candela settimanale, ok? Se dovesse chiudere sufficientemente a distanza da qua, si potrebbe individuare come zona di riaccumulazione questa. Ok? Stop loss. Qua purtroppo non è così facile, perché sul weekly lo stop loss è previsto sotto i minimi, però sinceramente io preferirei un qualcosa di più stretto. Quindi, allora, considerando che guardando sul giornaliero questa diventa la zona di accumulazione, si potrebbe andare a piazzare un bello stop o qua oppure anche qua, suddiviso magari, una parte qui e una parte qui. Quindi questo diventa già un trade più ortodosso, ecco. Diciamo così. E boh, questa è la situazione. Attenzione però, se innanzitutto non si palesano dei volumi in vendita esagerati, perché se mi va a dampare e mi penetra in una candela sola, tipo fin qua, è annullato tutto, perché divento un sell-off a tutti gli effetti e acquisisce di più le sembianze di pump and dump. Se al contrario continua un po' a stornare con domanda che nel frattempo si continua a far sentire, quindi delle lower shadows presenti, non troppi volumi in vendita e così via, allora questo scenario è assolutamente fattibile. Ti dico la verità, con le situazioni che ci sono anche nelle altre altcoins, vedi Tezos, Link, BNB, eccetera, eccetera, le continuerei a preferire rispetto a una situazione che parte già dall'iperestensione. Però, ecco, questo è un po' il quadro che vedo su Teta, insomma. Non ci sei su Instagram, ma in verità no, non, cioè l'avevo fatto Instagram, ma poi non me lo sono più filato. Allora, OMG anche, che ha preso steroidi, OMG, esiste ancora Oh My Go? BTC, ma cos'è un, dai, questo è un pump and dump per forza, no, questo lontani miglia, dai, cos'è sta cosa qui, non esiste, boh, cioè sicuramente c'è di mezzo qualche pump and dump, perché guarda l'andamento che ha. E adesso così di punto in bianco ti pompa a caso, non lo so. Sinceramente questo non, lo escludo, non mi piace, non mi gusta. È stato listato su Coinbase? Ah, davvero? Mamma mia. Ma sta salendo ogni giorno da giorni. Allora magari aspettiamo di vedere il primo storno, insomma. Dunque, ciao, mi sono collegato adesso gasatissimo. Spero di gasare anche le coin. Vai, gasale ai massimi. Intanto chiudiamo il sondaggio. Vedo che la maggioranza di voi è long, quella maggioranza seconda è fuori. Pochissimi sono short. Beh, ci sta, direi che come posizionamento ci sta. Molti long, caspita, attenzione, però, perché cioè. Potremmo andare a rompere a ribasso il range, tutti già long tra l'altro, neanche senza neanche aspettare il range. Sarei curioso di sapere anche che setup avete seguito. Se qualcuno ha voglia di scrivere nei commenti il setup che l'ha spinto a longare, sono tutto orecchi, così anche per condivisione, non per altro, cioè, tutti abbiamo da imparare qui. Chiudi il sondaggio, complete e via, è bella per tutti. Nascondi e no, andiamo avanti, torno da voi. Con le vostre questions, puoi guardare ZRX e Data. Occhio che, ecco, talà, TKT, eccolo, TKTY, assieme a MCO e Eng. Allora, TKTY è il nostro pump and dumper numero uno, e quindi attenzione, ma cioè perché.
fondamentalmente le coin che scilla lui pompano tutte, per quello dicevo che OhMySGo poteva essere una di quelle. Se mi dite è stata listata su Coinbase, le cose magari cambiano, però fondamentalmente il discorso di quando lui scilla una coin e quindi dal nulla pompa, allora lì non c'è da seguire, perché poi viene dumpata inesorabilmente. Il pump and dump, la classica situazione di pompare un altcoin e poi svenderla a chi la compra. Quindi le coin che nomina lui, io per principio me ne sto alla larga, perché diventano delle situazioni ingestibili. Time to short, perché tutti sono long. Sondaggio il setup del coltello, esatto, il mitico coltello che cade. Le balene non sono long, mi pare, non lo so, non ci ho fatto caso, ci dovrei andare a vedere. Setup buy or die, esatto, permabull alla grande. Bene ragazzi, che dire, è stato bello, è stato anche abbastanza duraturo come live, purtroppo non è successo nulla nel frattempo. Ringrazio intanto tutti i nuovi iscritti che ci sono, puoi vedere Setup Apollo 13, ZRX e FET, sì, direi che ci diamo un'occhiata alle ultime altcoins. Bravi a tutti quelli che hanno accumulato shitcoin nel frattempo, così avete una possibilità anche di vincere, insomma, il piccolo premio che è con 1000 shitcoin, il premio iniziale. Allora, ZRX purtroppo non è che stia andando alla grande, eh? Tra l'altro ho scoperto che anche qua c'è lo zampino del mitico Tika, che ha fatto pompare e guarda caso mo si sta a sgonfiare. E allora qua abbiamo questo supporto locale che è a rischio di violazione e insomma quello comporterebbe una prosecuzione ribassista. Se invece si dovesse mostrare domanda qua, sarebbe un'interessante situazione rialzista, ok? In particolare se riconquistiamo questa piccola resistenza. Però cioè francamente, vedendolo normalmente, sembrava, soprattutto col fatto che ha rotto anche questo livello qui, era una bella spinta questa qua, e ci stava anche l'idea di accumulare sullo storno con un eventuale stop loss poi o sotto i minimi, prendendo come zona accumulativa questa nel caso in cui adesso dovessimo andarci a pescare dentro, e oppure in maniera più speculativa, cioè anche se diventa più difficile perché in realtà qua di supporti barra resistenze lungo questo pump non ne abbiamo. La prima che ci si presenta nasce da qui e potrebbe essere estesa qua sotto. Però attenzione al discorso pump and dump, che c'è una buona componente di pump and dump in questo movimento, visto che il buon Tika ha nominato questa coin. L'ultima era FET, che qual è FET? Fetch AI. Era mica una IEO di Binance. Bella, dai, devo dire, ottimo. Che dire, guarda, si parla da solo questo grafico. Non lo so, se avete qualcosa da aggiungere fatemelo sapere. 222 satoshi, gravita intorno ai minimi, lower low e lower highs in continuazione. Una, com'è che si chiama? Un'iperbole, no? Questo grafico qui, con i due asintoti e è un grafico più brutto, raramente l'ho visto. Basta, tutto qua. Fetch AI, via. Pessimo, terrificante. Agghiacciante, una rampa di lancio verso l'inferno, esatto, praticamente è quella, ma è una death chart. Ragazzi, che dire, di nuovo vi ringrazio per avermi seguito, grazie a chi ha deciso di iscriversi, di fare la subscription con Prime, grazie a chi ha partecipato anche in questi giorni con le sue piccole donazioni, che vi ricordo è possibile fare se scorrete in basso, vedete c'è il riquadrino donazione, tramite PayPal si può lasciare una piccola mancetta, insomma, per contribuire alla crescita del canale. Chi vuole partecipare al contest di OKX, vi ricordo ci sono alcuni piccoli incentivi, dei bonus per il primo deposito, per la top 3 della squadra. Una volta terminato il contest ci saranno 50 USDT a chi si è classificato meglio, anche se non vinciamo. C'è il bonus per guadagnare $10 in Bitcoin al primo acquisto di 100, che comunque è una buona cosa, è un piccolo regalino, e basta. E per il resto ci vediamo al prossimo live, che sarà martedì, e poi ci vediamo anche lunedì, se riesco già
con il trading automatico, quindi vi voglio gasati ai massimi. Con Prime c'è un costo a meno, ma in realtà Prime ce l'hai se hai Amazon Prime, quindi tu puoi abilitarti a Twitch Prime, altrimenti la subscription, l'abbonamento al canale, ha un costo mensile e è il costo che poi viene accreditato a me, che se invece hai Amazon Prime non paghi, ma mi viene accreditato a me comunque il tuo incentivo, la tua donazione. Ecco, questa è la differenza. Vi auguro veramente un buon weekend a tutti quanti e alla prossima, sempre gasati ai massimi, sempre ad accumulare shitcoin. Ci vediamo sugli altri canali dove sono sempre presente e sempre sul pezzo. Di nuovo un saluto e tra poco riposto sul tubo. Ciao a tutti!